Molto bene, quindi ci sono volute circa 2 ore e mezza, 3 per una ricarica completa, e ve ne accorgete quando la spia diventa verde, quindi quando vi dà verde vuol dire che è carico, quindi 2 ore e mezza, 3 più o meno. Ora andremo ad aprire, toglieremo la protezione per il laser e CD originale, alternando, è un CD degli anni primi 2000, io ho preso questo lettore CD della Clean proprio perché avendo tanti CD amo sentirli tutti e lo stereo mi ha abbandonato qualche tempo fa e quindi ho deciso di provare a prendere questo e ringrazio il programma Vine che mi ha dato questa possibilità. È un tuffo negli anni 90, sinceramente, ma lo faccio con piacere. Allora, accendiamo il lettore CD. Perfetto. Ok, perfetto, lui deve essere già in riproduzione. Le cuffie sono magnetiche, bellissimo. Sta già suonando, adesso alzo il volume e vi faccio sentire, poi vi dirò il suono com'è. Volume. Ok, volume al massimo. Spero che si senta qualcosa. E adesso vi do le mie impressioni. Il suono risulta pulito, molto, forse un po' forte, meglio abbassarlo un po'. Perfetto. Il suono è pulito, morbido, non ha suoni metallici o comunque non restituisce nulla di strano. Bello, perfetto. Grazie Clean, grazie Vine. Ora lo spengo. Riattacco le cuffie magnetiche, spengo il lettore e intanto vi faccio vedere tutti i suoi tastini. Ovviamente avvio, pausa, stop, avanti e indietro per selezionare i brani, ma poi ci sono anche questi tastini che vi scriverò esattamente a cosa sono riferiti. Togliamo anche la pellicina del monitorino, ok? E niente, questo è quanto. Devo togliere anche la pellicola che sta qui. Vi faccio vedere il retro perché il retro ha i 4 piedini gommati, non so se li vedete, e il pulsante hold per bloccare l'impostazione dei tasti. Quindi direi che è una macchinina molto, molto bella, fatta bene. Ha il pulsante Bluetooth, lo vedo qui, e vi spiegherò cosa vuol dire. Vedo anche che c'è il TF card, non riuscivo a dirlo. E comunque in descrizione vi spiegherò bene le sue funzioni. Grazie!